Un saluto a voi, seguaci di All Games Italia. Io sono Ojo e oggi torniamo a parlare di Frostpunk. In una serie di video precedenti abbiamo affrontato la campagna principale e siamo arrivati alla fine. Solo una parte dei nostri coloni è sopravvissuta, ma comunque la colonia non è morta. Abbiamo dovuto sacrificare vite umane e anche la nostra etica e morale per riuscire nell'impresa, però alla fine la vita continua. In maniera forse non ottimale, ma comunque ci siamo. Torniamo a parlare del gioco, perché? Perché vogliamo vedere un attimo almeno uno dei due scenari aggiuntivi che sono presenti nella versione in vendita all'uscita. È probabile che altre situazioni verranno proposte in seguito, non so, non si sa ancora se gratuitamente o tramite contenuti a pagamento. Ma in ogni caso, vediamo quello che intanto il gioco ci offre. Dobbiamo selezionare lo scenario. Fatta a New Home. Possiamo scegliere The Orcs o The Refugees. Ma siccome la mia partita principale avevo impostata sull'accoglienza di tutti i rifugiati, direi che questa opzione mi è un po' meno interessante, per cui farò The Orcs. Ecco. Qua interpretiamo le menti più brillanti di Oxford e Cambridge e siamo stati inviati verso un generatore per salvare queste piante e sementi senza prezzo, nel senso dal valore inestimabile, per preservarle dall'inverno eterno. Abbiamo ciò che serve per tenere l'arca delle sementi salva, tutta ad un pezzo, ancora viva e vitale. Allora, non costumizziamo lo scenario perché comunque medio dà un buon livello di sfida, magari faremo una edizione speciale della campagna principale con hard, però lasciamo un attimo perdere e facciamo back, ma facciamo start con una difficoltà media. Allora, una delle ragioni per scegliere l'Artico come l'ultimo rifugio della civiltà è l'abbondanza di depositi di carbone. Ecco spiegata una delle ragioni per cui i nostri uomini si sono spostati verso nord, invece che cercare magari lande più calde verso sud. Siccome questa società di fine 800 è basata sul carbone per sviluppare il vapore e quindi alimentare tutti i sistemi, ecco spiegato l'arcano che probabilmente non era chiaro a molti di noi, me incluso. Allora, togliamo un attimo una cosa qui. Allora, vabbè, le arche e delle sementi. Siamo stati scelti per salvaguardare un tesoro inestimabili, semi e, vabbè, le pianticelle, semi e pianticelle da tutto il mondo, germogli, germogli, ecco, germogli. Sono stati depositati in arche speciali per impedire che si congelino, ma starà a noi costruire una città per proteggere questi edifici preziosi e finché l'inverno non finirà, per quanto a lungo esso possa durare. L'unico modo per farlo è tramite gli automati. Faremo in modo che la terra verde rinasca, anche se non saremo qui per vederlo. Cominciamo. Ok, non c'è un'introduzione filmata, ma solo così, uno zoom. Ok. Abbiamo raggiunto il generatore e vabbè, i germogli sono immagazzinati al sicuro all'interno delle arche. Avremmo dovuto impiegare degli automi per fare in modo che la città potesse muoversi da sola, insomma, alimentarsi da sola, ma il trasporto che portava con sé i progetti per la fabbrica è stato perduto in una tormenta. Dobbiamo costruire un beacon, vabbè, un segnale, la nostra mongolfierozza, e inviare un team, una squadra di ricerca per trovarli. I piani di ricerca. Mettiamo un attimo in pausa, qua si gela.
Dobbiamo fare in modo che l'arca con i germogli non geli. Tutti i germogli e molti semitropicali sono molto sensibili al freddo. Se la temperatura dovesse scendere sotto chilly per troppo a lungo, i suoi contenuti preziosi sarebbero irreversibilmente danneggiati. Capisco. Ok, siamo in pausa. Vediamo un po' cosa abbiamo qua intorno. Abbiamo Frozen Trees, ma non è quello che volevo vedere. Abbiamo legno qua, ok. Questo è anche legname, giusto? Vabbè, questo cos'è? Carbone, carbone, ok. Come vedete, la distribuzione è molto diversa, eh? Questo è effettivamente un crepaccio. Non è più il cerchio, che avevamo visto nella partita principale, quindi c'è un altro sistema di gestire la cosa. Vediamo, c'è carbone, sì. Non vedo acciaio però. Spero ci sia. Da qualche parte eccolo qua. Perfetto. Sì, diciamo che non possiamo espanderci a cerchio troppo tanto, ma insomma non ci eravamo espansi troppo regolarmente neanche nella partita principale, per cui non mi preoccupo. Abbiamo già un automa attivo. Perfetto. Allora, l'automa che però non avrà carbone al momento. Quante persone abbiamo? 46. Anzi, 45. Ok, benissimo. E abbiamo il libro delle leggi. Vediamo se è lo stesso. Sì. Però non abbiamo i bambini. Vedete, manca qualcosa. Vediamo. Vabbè, al momento non c'è nulla di che. Vabbè, niente, partiamo allora costruendo il nostro solito. Siamo tutti a casa? No. Vabbè, iniziamo a costruire prima di tutto i centri di raccolta. Risorse. Gathering post. E lo piazziamo. Vediamo se riusciamo a beccarle tutte e tre. No. Cos'è questo? Legno o acciaio? Un acciaio. Vabbè, piazziamolo qua. Sul centro raccolta, andiamo a fare così, anzi qua, e poi vedremo il da farsi. Ok, gradina così, zacca, e poi anche quello per il carbone, se posso, sì, costruisco qua, non serve che sia troppo lontano dal reattore o generatore che dir si voglia, non ho abbastanza legno. Vabbè, aspettiamo. Ok, partiamo a tutta birra. Ok, qua mettiamo i nostri lavoratori. Abbiamo solo ingegneri, perfetto. Quindi non possiamo cacciare finché non troviamo qualche simpatico lavoratore. Mettiamo ingegnere anche qui e qui avrò abbastanza legna. Costruirò delle case, ma poi devo passare subito a costruire un centro ricerca perché altrimenti non riusciamo. Allora, come vedete, la quantità di legno all'ora raccolto non è tantissimo. Se noi andassimo qui e facessimo max, scusate, none, andassimo qua, facessimo max, ne prenderemo 6. Diciamo che è un po' ridotto, però abbiamo comunque meno lavoratori impiegati e quindi sono comunque utili. Vediamo qua. Ah, dobbiamo collegarlo con la strada, naturalmente. Così. Vai, andate. Ok. Darò casa a tutti quanti, non preoccupatevi. Appena possibile. Forse raccoglie un po' di carbone, maledico.
Tra un po' farà freddo, accendiamo il carbone. Vediamo se riusciamo a scaldarlo. Forse sì. No, non ce l'abbiamo fatta. Ok, vediamo quanto si ammalano durante la notte artica. Più o meno siamo riusciti a sopravvivere. Più o meno. Alla nottata, però dobbiamo sicuramente costruire le case. Il più presto possibile. Ok. Tende. 2 e 3. Ok. Heating is off. Ok, lo so. Riaccendiamo e vediamo se funziona. Allora l'automa però lo mandiamo a raccogliere un po' di carbone da qua. Questo è il legname ancora. Ecco perché. Ok. Adesso abbiamo una buona raccolta di carbone. Vediamo se riusciamo a gestirla. E soprattutto dobbiamo costruire un centro di ricerca per costruire al più presto il nostro beacon. Vabbè, qua fa così. Quindi, no, non mi piace, messo lì. Mettiamo qua. Ok. Qua è ancora abbastanza calda. E attiviamo un po' di ricerca finalmente. Andiamo subito a fare il beacon. Ci servono lavoratori al più presto. Visto che non abbiamo. Ah, costruiamo anche la cucina. Se ho abbastanza denari. No, ma come? Food cookhouse. Sì, qua può andare bene. Ok, mettiamo tutti al lavoro e costruiamo anche un centro medico. Piazziamo qua. Che okay, nostro automa. Come sempre. Utile. E qua, anche qua, ingegneri. Perfetto. Ah, sono ancora 5 senza casa, come mai? Tenda e la mettiamo qua, perché cercherò di tenere il centro medico il più vicino possibile agli altri. Ok, abbiamo mantenuto la nostra promessa. Qua c'è fame, ma la cucina dovrà ben funzionare prima o poi. Come mai la cookhouse non è attiva? Raw food. Ah, non ne abbiamo, ok. Ah, perché l'abbiamo completamente usato, va benissimo così. Factory plants. Ok, abbiamo ricercato il beacon. E quindi attiviamo gli heaters. Aspetta un attimo, risorse, food. Ah, non c'è proprio food. Quindi non potremo usare i cacciatori, dovremo andare di hothouse. Allora, attiviamo questo e poi faremo quello che si deve fare per garantire cibo. Costruiamo il beacon, tech beacon, e lo mettiamo lontano, che tanto non ci serve che sia vicino a qualcosa. Va bene qua. Ok, la strada è collegata. Non so perché abbiate fame, ma vabbè. Cioè, ma prima di aver fame, aspettate di saltare un turno di pasti, no?
Ok, abbiamo costruito il nostro beacon. Come vedete, anche lo scenario è un po' diverso. Vediamo se abbiamo abbastanza cose da costruire. No, manca un po' di legname. Vabbè. Attendiamo allora la fine della nottata per creare il nostro gruppo di esploratori. Cosa c'è qua? C'è una tempesta all'orizzonte. È ancora un po' distante questa tempesta che si avvicina da sud. Sarà meglio tenere d'occhio questo evento e per preparare le infrastrutture necessarie per mantenere calde le arche. Allora, sta tempesta. Ok, diminuirà di un livello. Allora, suppongo che dovrò costruire. Chissà se posso attivare degli heaters anche qua dentro. Vedremo, anche perché la prima ondata di freddo sta arrivando. E dai, c'è qualcosa che devo vedere? No. Forza, turni di lavoro, grazie. Tu hai finito il carbone. Allora vado a recuperare. Dov'è il carbone? Qua. Vai. Poi, cosa che volevo fare? Sì, fare subito gli scout. Tiè. E li mandiamo qui. Questi risorse abbandonate. Qualche cumulo bianco si vede, emerge dalla pianura altrimenti pianeggiante. E abbiamo lasciato alcune provviste qui mentre arrivavamo dalla Gran Bretagna. Britain. Ok, vai. Andiamo a costruire un altro centro di ricerca. Piazziamo qui, ok, sperando di ottenere anche qualche sopravvissuto presto. Ok, anche allora abbiamo costruito. Adesso dobbiamo sicuramente creare una risorsa di cibo. Dov'era la mappa? Scusatemi. Qua. Hot house. Start. Abbiamo solo tre motori a vapore e purtroppo le hot house richiedono motori a vapore per essere costruite, ma è l'unico modo per vivere. Ok, in un po' di giorni la temperatura scenderà. Le nostre arche saranno in pericolo. Dobbiamo tenere calde con heaters oppure con piccoli generatori portatili, diciamo così. E infatti è scesa Chilli. Ok, ma dopo questo aver ricercato la tecnologia per il cibo, farò in modo che il mio centro ricerca studi gli heaters. Ok, sono arrivati gli scout. Ok, troviamo acciaio e anche degli steam core. Prendiamo le risorse e dirigiamoci a questo automa rotto. Vai. Cercheremo di trovare dei sopravvissuti anche possibilmente. Ok. Manca molto carbone. Perfetto, abbiamo scoperto la hot house, che però ancora non attiveremo visto che non abbiamo lavoratori. Allora, risorse, esplorazione, heaters, eccolo qua. Per il momento usiamo quella cosa lì, anche perché sono tutte lontane le arche dal centro, per cui anche trovando l'espansione del generatore non andremo a coprire. Sperando che ce la facciano per l'arrivo del freddo, dovete farcela. Sapete che dovete farcela prima che finisca il coso?
vediamo l'automa rotto. Ah, abbiamo trovato dei sopravvissuti, buono. Allora, probabilmente sarà l'automa comunque. Solo la cima dell'automa spunta dalla neve. Tirarlo fuori necessiterà di un po' di impegno, ma ne varrà la pena. E lo mandiamo in città. Quindi abbiamo riparato l'automa e siamo riusciti a ripararlo. L'abbiamo tirato fuori e riparato e l'abbiamo mandato in città. Abbiamo scoperto altri siti. Vediamo. Ok. Proviamo a vedere se in questa corazzata perduta troveremo qualcosa, in quanto è il mezzo principale con cui siamo giunti qui. Magari qualche sopravvissuto si è trasferito lì. Quanto ci si vuole? 13 ore, ok. E l'automa arriverà in città in un giorno. Qua dovremmo riuscire al pelo a scoprire gli hitters, perfetto, a un'ora dalla fine delle ricerche, del turno di ricerca, siamo riusciti a fare questo. E poi vediamo. Risorse, ci vuole un coal thumper. Un coal thumper per produrre carbone, dato che le risorse che avevamo a disposizione stanno per finire. Sì, ne abbiamo ancora un po', ma non tantissimo. E nel frattempo costruirò anche un hot house. Che se ci stesse qua sarei contento, ma la piazziamo magari vicino all'arca. Così. Bene. Qui mi avvertono che i motori a vapore sono in numero limitato, ma non importa. Ah, gli hitters devo attivare, giustamente. Così, così, bene. Per il momento dovrei essere salvo. Qua mancano lavoratori, ovviamente, ma non ne ho più. Ah, qua non abbiamo più risorse da raccogliere, quindi questi centri raccolta sono completamente inutili. E li distruggerò anche. E ne piazziamo uno qua su, allora. Andiamo qua nella hot house, grazie. E poi ne costruiamo un altro people food resource qui. Siamo qua, peccato che non ci stia. Vabbè, andiamo qua, strada. Ed ecco che gli scout sono arrivati alla corazzata perduta e c'è un sacco di roba da recuperare. Anche la tecnologia che forse ci serve per costruire la factory. Allora, calandoci nel crepaccio, con il suono del ghiaccio che scricchiolava sotto al peso del metallo di cui è composto quel gigante di ferro. E che mandava, vabbè, insomma, dopo un'ora di ricerche abbiamo trovato i documenti nella cassaforte e abbiamo recuperato i progetti per la fabbrica. Dobbiamo riportarli in città il prima possibile. Il tempo si sta facendo più freddo, ogni minuto che passa, e abbiamo bisogno di automi per assicurare la città e le arche prima che la tempesta ci colpisca.
Quindi prendiamo queste risorse, ok, che ci bastano per costruire anche un automa, e ritorniamo in città, cosa consigliabile al momento. Arriveranno prima dell'automa. Che abbiamo trovato progetti e la speranza sale, perfetto, pochissimo, insomma, qua è già qualcosa. E le arche sono tutte attive? Sì, benissimo. Ok, l'automa è arrivato in città, vediamo cosa succede. Perfetto, così lo metteremo a lavorare da qualche parte, non appena possibile. Potrei attivarlo addirittura qua, la cucina, così non dover usare quello. Vediamo così, vediamo cosa succede. Ma se metto l'automa al lavoro non dovrebbe essere un problema, vabbè, facciamo così, toh. Teniamolo caldo. L'automa lavora o no? Il secondo automa. Costruiamo la fattoria. Sì, la fabbrica l'abbiamo costruita. Le risorse. Facciamo questo coal thumper per recuperare un po' di carbone. Lo piazziamo qua. Dove piazzeremo anche i nostri cosi, anzi no, mettiamo qua, non sto pensando a cosa fare in realtà, dovrei tenerlo abbastanza vicino così da poterlo scaldare in caso anche di gelate, che meglio probabilmente costruire il gathering post qua vicino,
Allora. No, vabbè. Al massimo lo ricostruisco. Qua fa troppo freddo, sì. Allora, vabbè, facciamo come avevo pensato, lo teniamo qua vicino e poi costruiremo da queste parti un centro di raccolta in modo tale da essere sicuri di averlo coperto. Ok, un'altra mattina comincia. Bene, turno di lavoro, però non ho ingegneri disponibili. Anche qua posso mettere un automa, però per far questo. E vediamo. Potremmo anche costruire altri scout, ma finché non ho gente non posso far nulla. Aumentiamo comunque l'energia del coso. Vediamo che problema c'è qua. Bisogna. Ok. Questo l'abbiamo visto anche nella partita principale. Questo ingegnere vuole lavorare su un miglioramento degli automi. E vabbè, gli diciamo di sì. Poi. Ok, abbiamo aumentato il raggio del generatore, cosa ottima. Speriamo di avere gli scout che trovano degli sopravvissuti, in quanto sarà necessario. No, niente. Explore. Alla fine dovremo usare gli automi per tutto. Ok. Prese quelle risorse, andiamo in questa grotta sul bordo. Qua cos'era successo? Abbiamo scoperto un sacco di risorse cavando nella neve. Purtroppo non abbiamo trovato soltanto quello, una valanga ha ucciso tutti quelli che lavoravano qui. I loro corpi sono stati congelati. Ok, gli abiti relativamente leggeri e il simbolo del corpo esploratori di Sua Maestà suggeriscono che erano esploratori mandati a nord per cercare luoghi adatti per i generatori all'inizio del grande inverno. Forse sono stati addirittura fortunati, dato che non hanno dovuto vedere con i loro occhi la caduta dell'impero. Ok, quindi mandiamoli di lì e vedremo se riusciamo a trovare qualcosa. Quindi è tutto basato ad automi questa partita. Quindi per il momento diminuiamo qui la. Togliamo anche questi ingegneri da qui. Togliamoli da qui, dalla cookhouse, e li mettiamo nella fabbrica per costruire almeno. Quanti soldi abbiamo? Ok, un automa sicuro, riusciamo a farlo. Col legname che ci avanza e soprattutto con l'acciaio. E l'automa poi non so dove lo metteremo a lavorare, ma troveremo il modo. Ok. Abbiamo quasi raccolto tutto ormai. Mancano solo 62 pezzi di legno. E vediamo di ricercare cosa possiamo ricercare. Risorse. Medical post upgrade. Ma costruiamo le case. Sì, anche se avrei dovuto forse ricercare qualcosa per la creazione di. Come si dice? Qua mancano ingegneri, sì. Per la creazione di risorse, visto che l'acciaio inizia a scarseggiare, quello di superficie. Se abbiamo ancora qualcosina qua, cosa abbiamo? Carbone e carbone qua.
questo dovrebbe essere raccolto da loro, quindi non vale molto. Allora, spostiamo un attimo il microfono. Benissimo. Spostiamo un po' di roba, che sono un po' incasinato. Ecco. E ritorniamo alla nostra, ecco. Allora, qua dice, gli automi si stanno comportando benissimo. Adesso ne abbiamo fatti abbastanza per automatizzare tutte le operazioni critiche in città prima che arrivi la tempesta. È l'unico modo per fare sì che le arche siano supportate durante l'inverno. Allora, in realtà non ne abbiamo abbastanza di questi automi, ma facciamo finta di sì. Un altro automa è pronto. Ok, allora vediamo di fare qualcosa qui. Cosa possiamo fare? Mettere qui alla raccolta l'automa, buono. Il nuovo automa è stato costruito. Ci serve legname però urgentemente. Ok, diamo un automa al tipo. Va bene, togliamo questo. E mettiamo questo qua. Ok. Sì, il ricercatore praticamente per studiare l'automa deve usarne uno per una giornata e glielo diamo. Ok, abbiamo ricercato una bunkhouse. Allora cerchiamo di migliorare almeno le dimore di sti poveracci. Vediamo cosa fare qua alla ricerca. Dovremmo passare al secondo livello, secondo me, però. Sì, dai, perché ci servono cose un po' più avanzate. Ma qua non serve che sia attivo il calore e neanche qui. Tra un po' si riabbasserà, poi si rialzerà, si riabbasserà, ma per ora queste cose dovremmo riuscire a gestirle. Vediamo se gli scout arrivano in nottata al punto lì e trovano qualcosa di utile. Ok, trovano legno e cibo crudo. Quindi possiamo andare a vedere cosa si fa lì e vediamo. Vabbè, esploriamo, prendiamo le risorse. Questa grotta potrebbe crollare da un momento all'altro. Non è da stupirsi se non è stato trasformato in un rifugio permanente. Sarà meglio prendere tutto ciò che possiamo prima di rimanere intrappolati qui dentro, o peggio. Vabbè, torniamo in città e poi andremo a esplorare questi luoghi più lontani. Vediamo cosa potrei usare. Qua potrei usare gli automi. Beh, intanto facciamo così, in modo tale che cucinino quel che devono. Quanto manca qua? Poco, prima che esauriscano quelle cose. Ah, vedete, per trasformare la città in città autonoma abbiamo 18 giorni, due automi nell'industria del carbone, un automa nell'industria dell'acciaio, un automa nell'industria del legno e un automa nell'industria del cibo crudo. Quindi dobbiamo avere quanti automi? 5 automi in totale, mi ha già fatto uno. Ok, vediamo se riusciamo a continuare così. Lo scontento è aumentato perché ha freddo, vabbè. Non mi stupisce. Sto già ricercando, vero, qualcosa? Sì, crafting machines. Vediamo. Allora, cuochi, se potete creare tutto, benissimo. Che poi io chiudo qua e faccio qua max, così dovrei avere più ricerca. In attesa che tornino gli scout per costruire un altro automa. Eccola qua. Benissimo. E li mandiamo subito fuori nella nave di pietra. Questo è l'unico luogo che risalta sulla superficie di questo deserto ghiacciato infinito. In 2 giorni arriveranno. Ok, le risorse di questo
centro raccolta sono terminate, credo. Sì, praticamente terminate. Raccolgono giusto gli ultimi scampoli di legno. L'automo è stato riparato, perfetto. Abbiamo scoperto le drafting machine e facciamo questo medical post upgrade. No, prima risorse, scusate, acciaio, quindi andiamo sullo steelworks. Ricerchiamo roba dell'acciaio che andremo a costruire qui in fondo. Bene, qua terminate le risorse, possiamo distruggere questo centro di raccolta. Qua che problema c'è? Ah, ha bisogno di uno steam core. Vabbè, glielo diamo. Così migliorerà l'efficienza degli automi. E qua piazziamo un automa che abbiamo disponibile. Lì, perfetto. Ma questo non sta lavorando. Sta aspettando cosa? Vabbè. Cibo ne abbiamo ancora abbastanza. Qua, ok, anche questo si può distruggere, quindi creiamo magari un altro gruppo di scout. Così, perfetto. E li mandiamo qua. Vai. Ok, siamo quasi già al massimo della quantità di legname a nostra disposizione. Due malati, ma per il momento non serve. Sento, siamo tutti scienziati. Cosa volete che sia un raffreddore? Perché lo scontento sia alto. Vabbè, abbiamo bisogno di altri tre cores. Vediamo se posso già costruire un automa. Dove è la fabbrica? Qui. Allora costruiamo uno e due per il momento. Ok, si è riscaldata un po' la temperatura. Ai, qua tra un po' calerà. Bene, allora costruiamo lo steelworks se possiamo. Sì. Costruiamo qua giù. Così, perfetto. Colleghiamo la strada così. Dovremmo esserci. Gli scout sono abbastanza distanti, purtroppo. Ah, qua abbiamo fatto una ricerca. Cerchiamo anche lo sawmill. Va bene. E tu? Dove stai andando? Anche tu costruisci? Eh sì. Ottimo. Però mi stai lasciando indietro tutto. Un enorme successo, gli automi adesso possono essere prodotti a un costo più basso e usati nelle in cose mediche. Va bene. Ok, capitano, abbiamo terminato gli steam core, i motori a vapore, dobbiamo cercarne altri. A nord e a sud ci sono delle rovine industriali che dovremmo ricercare, quindi ecco, ci danno due possibili destinazioni. Intanto però noi stiamo cercando queste due cose qui e vedremo dove ci porteranno. Il cibo al momento ne abbiamo abbastanza, anche perché in città ci sono solo 30 persone circa, perché 10 sono gli scout, penso che vengano contati non nella computo dei pasti da preparare. Ok, ho due automi, uno lo faccio lì e uno lo piazzo, dove lo piazzo l'altro automa? Vediamo, centro medico potrei fare, ma al momento non serve, però forse serve più ricerca. Add new research e facciamo sawmill upgrade. Sì. Ecco, si dovrebbe andare bene. Magari un altro centro di ricerca può servire in realtà. Tech. Qui sì, costruiamo la sua solita strada. E abbondare. Così, perfetto. E vediamo. Non so se è sufficiente.
la raccolta qua. Vabbè, per il momento direi che possiamo lasciare le cose come stanno, con i nostri scout che stanno per raggiungere un paio di siti, i nostri automi che stanno iniziando a prendere possesso delle produzioni. Guardate, aiuto, che impressione. E quindi vi lascio al prossimo video per l'evoluzione di questa vicenda. Io sono Ojo di All Games Italia, veniteci a trovare nel nostro sito allgamesitalia.net e lasciate un like e un commento a questo video e iscrivetevi al nostro canale e trovateci anche sui vari social, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch e naturalmente YouTube. Io sono Ojo, ripeto, e vi saluto al prossimo video.